attimo però a grandi temi, perché questo è certamente il tema sanitario, quello fondamentale, ma ci sono dei temi che le stanno molto a cuore. Penso all'immigrazione, penso alle critiche continue che le ha fatto il ministro Lamorgese. Anche oggi nell'intervista molto interessante che ha fatto e che ho letto, dice che insomma lei continua a pensare che il ministro non è adeguato. E dice una frase che mi ha molto colpito, dato che Draghi continua a difendere il ministro Lamorgese, dice ma Draghi non può sempre dire quello che pensa, me la spiega bene, cioè Draghi certe volte è d'accordo con lei ma non può dirlo pubblicamente? No, no, non mi permetto di interpretare il pensiero altrui. Ritorno a quest'estate e al tema Green Pass, discoteche chiuse, vaccino per andare a Gardaland, vaccino per andare in piscina. Quest'estate si è svolto un rave party abusivo di 6 giorni e 6 notti con 10.000 persone che sono arrivate da tutta Europa, droga, alcol, morti e violenze sessuali. Una vergogna, sono d'accordo con lei. Questo rave party avevano provato a organizzarlo in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio, non c'erano riusciti. Alla fine dove l'hanno fatto? In Italia. In 10.000 coi tir e i camper sono arrivati da mezza Europa in provincia di Viterbo, quindi non al Brennero, uno dice non li ho visti, sono arrivati nel cuore dell'Italia in provincia di Viterbo con tutte le conseguenze sanitarie del caso, altro che Green Pass, tamponi, vaccini, sì, buonanotte Pierino. Ma mi spieghi un attimo, lei quindi questa cosa Draghi l'ha detta, ecco, scusa, ma com'è possibile? Ma un ministro dell'interno che tollera una cosa del genere in piena pandemia con le discoteche e i ristoranti chiusi, vi sembra normale? Vi sembra all'altezza del suo compito? Per non parlare di immigrazione. È una cosa che in qualunque altro paese europeo avrebbe comportato le dimissioni un quarto d'ora dopo. Ecco, ma la lei si immagina un ministro tedesco, francese, con un rave party che va avanti una settimana con morti e feriti, che non fa nulla? Dato che mi incuriosiscono molto i suoi rapporti con Draghi, le dico la verità, perché sono due persone molto diverse, però ho capito che c'è una grande capacità di comunicare, nel senso che messaggi, telefonate, Draghi che dice pubblicamente l'unico capo è Salvini, io parlo con Salvini, quindi insomma grande riconoscimento reciproco, no, mi sembra. Allora, quando lei a Draghi dice una cosa come questa, che ha una sua logica molto precisa, e Draghi perché continua a difendere la Lamorgese a suo parere? Ma Draghi fa come l'allenatore della nazionale, immagino, e quindi anche se c'è un giocatore che gioca male, suppongo che lui ritenga suo dovere difendere tutti gli 11 in campo, e quindi anche se c'è qualche ministro palesemente, oggettivamente inadeguato, difende i suoi, anche se sono suo dovere, mi sta da dicendo. Allenatore difendere tutti i giocatori. Però è un problema non per Salvini, è un problema per l'Italia, perché stamattina chi è mi è arrivato l'altro scarso della nazionale, Salvini? Un video. No, non mi permetto di dare giudizi, ma siccome il ministro dell'Interno l'ho fatto e conosco una macchina straordinaria, questori, prefetti, polizia di Stato, vigili del fuoco, mi spiace vederla viaggiare a 20 all'ora invece che a 100 all'ora, ma questo non dovete in tutto, fare l'incontro nel contrasto a 3, alla droga, nel contrasto alla criminalità. Lo fate l'incontro a 3 con Draghi e Lamorgese? E quando vuole, io mi sono messo a disposizione. Io ho ribadito che sono a disposizione per un confronto privato o anche pubblico. Se lei riuscisse, visto che il suo salotto è uno di quelli preferiti, se lei riuscisse a convincere il ministro Lamorgese, io in maniera totalmente serena, parlando di numeri, di proposte, di futuro e adesso di sicurezza del nostro paese, la chiamo oggi stesso, un confronto anche pubblico davanti alle telecamere, lo farei anche domani. La chiamo oggi stesso. Senta, mi dica una cosa invece, c'è un ministro...